è antipatico quel gallo. Assomiglia a qualcuno che non potevo soffrire, però non riesco a ricordare chi era. L'ho fatto uccidere tanto tempo fa che non lo ricordo più. Gallo aspetta la sentenza, Cesare. Com'è il reziario? Biondo o bruno? Bruno. Ah, allora? È biondo. Molto bene! Bravo! Quel razziario è un vile. E il gallo è uno sciocco a farselo sfuggire. Dopo lo spettacolo farai tagliare la testa a tutti e due. Cesare si complimenta con i valorosi vincitori, il cui compito però non è finito. Un altro combattimento vi aspetta. E se vincerete, la vostra ricompensa sarà di 1000 sesterzi d'oro e 2 acri di terra a testa. Voi siete stanchi, è vero, e il vostro avversario no. Ma in compenso sarete 4 contro 1. E chi è quest'uno? Maciste di Sparta! Il popolo va in delirio. Se vince, la sua popolarità o divino potrà tener testa alla tua. Non credo che riuscirà a farcela contro quei 4. Io spero invece che Maciste trionfi ancora una volta. Egli è forte e leale, e tu, Cesare, lo onori della tua amicizia. E quanto al resto, come può un semplice gladiatore scalfire la gloria di Cesare Vitellio? Ma certo, la nostra Olimpia ha ragione. E tu, Sifaci, hai detto una grossa stupidaggine. L'amore acceca, divino. Ma l'invidia acceca anche di più. Ave Cesare, i morituri ti salutano. Ave a te, amico. Se vincerai, ti aspetto a palazzo, dove banchetteremo e festeggeremo la tua nomina a primo gladiatore dell'impero. Fa allora che siano pronti buoni cibi, vini squisiti e donne belle. Non mancherò. Hai avuto un'eccellente idea, Sifaci. Dai ordine che comincino. Ah.
fermarti in persona questo spartano, per Giove. Conosco una cosa più bella del mangiare. Vorrei avere il collo di una giraffa per godere più a lungo le gioie della gola. Bevo alla tua salute, divino. Quando posso venire a trovarti? Non ti stancherai mai di domandarmelo. Mai. Sai che ti voglio. Soltanto a Cesare è concesso dire voglio. E allora quando? Tu sai che posso darti tutto ciò che desideri. Lo so che sei ricco, Siface. E potente, perciò stai attento. Con me le minacce valgono ancor meno dell'oro. Tu non mi guardi, figlio di Marte. Perché? Se temi di non piacermi abbastanza, ti sbagli. Un complimento, finalmente. Forza e bellezza si attraggono e si completano. Ammetto che non stanno male insieme. Ti aspetto alla mia villa sulla Nomentana. Quando? Quando vuoi. La tua attesa non sarà lunga. Salute e gloria a Cesare! Salute e gloria a Cesare! Beh, ma salute e gloria anche al nostro gladiatore di Sparta, invincibile nei circhi e anche in guerra! Salute, salute e gloria. Gloria! Grazie, Cesare. Siface non ha brindato. Forse non la pensa come me. È così, mio divino. E perdonami se ciò che ho nel cuore mi si legge in viso. Hai sentito? Il capo dei pretoriani non ti stima molto. È nel suo diritto. La calma è dei forti. Devi ammettere, Siface, che quanto hai escogitato per abbattere Maciste non ha funzionato. Apprezzo ed ammiro il valore e il coraggio di Maciste. Ma egli ha soprattutto una compagna che lo rende invincibile, la fortuna. È vero. E prego gli dei che me la conservino. Mettilo alla prova, Siface. Chissà che questa sera la dea Vendasa non gli volti la schiena. Sono pronto, Cesare. E tu, Maciste? Se il tuo non è un ordine, preferirei riposarmi. Ho avuto un pomeriggio agitato. È un ordine. Ho mangiato un po' troppo e vorrei distrarmi. Come vi batterete, Come tu ordinerai. Hai sentito, Siface? Scegli il sistema di lotta e mostraci quanto sei bravo. Ho già scelto. Non do né chiedo quartiere al più forte gladiatore di Roma, ma domando di battermi ad armi pari. Egli è avvezzo al combattimento e conosce i trucchi del mestiere. Ah, tu parli troppo. Scegli le armi, poiché Maciste te ne ha dato la facoltà. E incominciate. Sono pronto. Che significa? Ci batteremo bendati, senza vederci l'un l'altro. Così saremo veramente uguali. Ah, bene, benissimo. Per tutti gli dèi, questo è uno scontro al quale non avevo mai assistito. Ah, che bello! Su, su, andiamo. Venite tutti a vedere. Ah, no, un combattimento di questo genere.
Bellissimo. Bel colpo, si face. Però dovresti aggiustare la mira. Stata, il tuo maciste, vede! È quello che mi aspettavo! Basta, smettetela! Maciste è un prode. Si face qualche volta bara al gioco, ma mi sono preziosi entrambi. Andiamo a dormire. Inseguite. Non è affar tuo. Consegnasela e vattene. Lasciatela in pace. Mi hai salvato la vita, tu sei forte e generoso. Ringrazio Dio di averti posto sulla mia strada. Quei poveretti forse hanno bisogno di aiuto. Che te ne importa? Volevano farti del male? Sì, ma la nostra religione ci insegna ad amare i nostri nemici. Che intendi dire? Sono cristiana. Per questo i pretoriani volevano prendermi. Sono venuti alla nostra casa per catturarci. Me, i miei genitori e mio fratello. E loro dove sono? Si sono rifugiati in una cascina oltre la collina. Ora devo raggiungerli. Dimmi il tuo nome perché io possa ricordarlo nelle mie preghiere. Mi chiamo Maciste. Addio, Maciste. E ti ringrazio ancora. Ma io voglio rivederti. Il mio nome è Silvia e sarò sempre lieta di incontrarti. Lo sai però che noi cristiani siamo considerati i nemici dello Stato. Hai detto che bisogna amarli i nemici. Che è successo? Hai cambiato idea? Non è questo, Olimpio. Allora che hai? Nulla. Non mentire con me. Io vivo d'amore e so tutto su di esso. Un'ora fa sembravi felice di venire da me. E adesso sei solo impaziente di andartene. È successo qualcosa? Sì, è vero, Olimpio. Proprio mentre venivo da te. Un'altra donna? Più bella di me. No, no, è un'altra cosa. L'ho vista solo un momento. Mentre venivo qui da te, giovane, così indifesa. E da quando l'ho vista non riesco a pensare ad altro. Non mi era mai successo prima. Ti prego di perdonarmi. Ti sei innamorato. E allora va. Corri da lei.
Non voglio sottrarre nemmeno un minuto alla tua gioia. Perché piangi, padrona? Io lo amo. Ci sono 100 giovani che darebbero la vita per un tuo bacio. Ma io amo lui. Che rifiuta il tuo amore. Avresti dovuto cacciarlo come un cane. Se lo trattassi con sdegno, non lo vedrei mai più. Meglio che mi consideri sua amica. E chissà, un giorno forse... Che tu sia il benvenuto, Maciste. Mi aspettavi, Silvia? Sapevo che saresti venuto. Entra. Questi sono i miei genitori e questo è mio fratello Marco. Ciao. Noi ti dobbiamo gratitudine eterna. Siedi, Maciste. Sì, siedi qui. Sei troppo alto per restare in piedi. Spero che vorrai dividere il nostro pasto. E quello che ha ucciso i due soldati? Speriamo che non li abbia uccisi. Certo, egli non voleva far loro alcun male, ma il suo impulso generoso ha preso il sopravvento. Tu non parli, Maciste, perché? Non guardarci come delle bestie rare. Perché siete cristiani? Perché abbiamo avuto la fortuna di conoscere Dio. Quale Dio? Non ve n'è che uno, il solo. Ed è lui che vi dà la forza di affrontare le persecuzioni, la tortura, la morte. Sì. Perché noi crediamo in un'altra vita in cui chi ha sofferto sarà consolato. Spero non crederai a ciò che raccontano di noi, che pratichiamo dei riti strani ed orribili, che sacrifichiamo i bambini e che abbiamo incendiato Roma. No, certo. E ancor meno ora che vi ho conosciuti. Ma perché non vi difendete? Non vi organizzate? Non lottate? Ma noi lottiamo, ci organizziamo. Fra poco lasceremo questa cascina e raggiungeremo i nostri fratelli di fede alle catacombe della Via Appia. Ma avete delle armi? Avete lì un capo che vi guidi? Sì, il nostro vescovo Marcello. E le armi, le nostre preghiere. Preghiere? E pensate che vi possano difendere dai pretoriani, dalle belve del circo? La nostra legge si chiama amore. La strada è lunga ed è meglio per noi fare il cammino di notte. Potrebbero tornare i pretoriani a cercarci. È meglio affrettarsi. Addio, Maciste, e che Dio ti protegga. Addio, Maciste. Io ti amo. E se la vostra è la legge dell'amore, tu non puoi respingermi. Io non ti respingo. Aspettami, verrò presto. Ordine di arrestarti. Non capisco il perché. È molto strano che tu non lo capisca. Hai ucciso un pretoriano e ne hai ferito un secondo. Mi sono difeso. Questo non mi riguarda. Cesare ha ordinato il tuo arresto e io ho voluto eseguire personalmente l'ordine. Andiamo.
Come potevo sapere, o divino, che quella fanciulla era cristiana? Invocava soccorso e due pretoriani che la inseguivano mi hanno assalito. Ho dovuto difendermi. Questo è quanto affermi tu, Maciste, ma la versione del pretoriano superstite è diversa. Mi si spezza il cuore, ma chiunque infrange le leggi di Roma deve essere punito. E il fatto che tu sia un eroe popolare non deve giovarti. Non chiedo privilegi, ma solo giustizia. E la giustizia dice morte. Infatti. Ma un imperatore deve essere giusto e anche generoso. Questa sera al circo affronterai la prova della verità, saranno gli dèi a decidere per te. E se riuscirai a superare anche questa prova, vorrà dire che sei innocente. Sono pronto. Sei sicuro di te, vero? Beh, non lo saresti tanto se sapessi cosa ti aspetta al circo. È disarmato. Con chi dovrà battersi? Dicono che l'avversario è terribile. Altro che terribile, guarda. Già finito. Non ancora, Cesare. Promette bene, vero? Quel bestione non si è nemmeno accorto di un colpo che avrebbe ucciso un uomo. Il mio magnifico gladiatore, oh, sono stato un po' duro questa volta. Vuoi domandarlo al mio avversario, divino? Ah, ben risposto per Castore e Polluce. Vieni, ti voglio al mio fianco. Ora chiedi. Digli un po' tu, Appio Siculo, qual è il suo diritto. Hai superato la prova della verità e gli dèi ti hanno dato ragione. È tuo diritto chiedere un premio, qualunque esso sia. Hai inteso, amico? Qualunque esso sia, la tua prova è stata formidabile. Vuoi la mia villa di Anzio?
10 fra le più belle schiave romane, 100.000 sesterzi d'oro. Se vuoi, puoi chiedere anche la morte di un tuo nemico. È così, magister. Chiedi e avrai. La morte di una persona? Certo. Poiché la tua generosità è tanto grande, non ti chiedo una morte, ma una vita. Quella della fanciulla cristiana. La tua richiesta è molto singolare. Tu ami quella donna. No, ma voglio che la tua benevolenza si estenda a una giovane ingenua che certo non merita l'appellativo di nemica di Roma. Ma tu che sai di lei? Nulla. Accordato. La vita della verginella cristiana è tua. Potresti fartene una schiava. È una buona idea. E ora vai. Non mancare al mio banchetto di stasera. Non mancherò. Ho fame. Il Signore prese il pane e lo spezzò, dicendo: ecco, mangiate, questo è il mio corpo. Poi prese del vino e disse: ecco, bevete.
questo è il mio sangue. Ogni volta che farete questo, voi lo farete in memoria di me. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amen. Alt! Presto, torniamo indietro. Non può essere lontano. Venite intorno a me e se qualcuno di voi ha da pormi qualche domanda, può farlo liberamente. Io ho capito poco del vostro Dio, ma sono pronto a sacrificargli tutto ciò che vorrà, se mi concede il tuo amore. Egli te l'ha già concesso. Permetti? Accidenti, non sono muscoli, ma gomme di navi. Ho sentito parlare spesso delle tue imprese. Eh sì, si dice che la tua forza sia quasi pari alla mia. Questo è Dalmas. Cristiano povero e solo, nemico personale di Vitellio Imperatore, altrimenti detto Cesare il Trippone. Oh, Dalmas. Ah, sì, scusa, Cesare il Pancione. E lo chiamiamo così anche noi. Ma è vero che una volta è stato capace di mangiarsi un maiale intero? Certo, l'ho visto io. Dio del cielo! Allora ha divorato se stesso. Sembra proprio che la terra lo abbia inghiottito. Di là! Non temete che vi manchi la forza. Il Dio è sempre con chi crede in lui. Ricordatevi del grande traditore Chilone Chilonide, che dopo aver fatto uccidere centinaia di nostri fratelli innocenti, si pentì e si fece cristiano. Tigellino, prima di farlo bruciare vivo, gli fece strappare la lingua e Chilone Chilonide baciava le mani dei carnefici. Chilonide l'ho conosciuto. Chi diede tanta forza al grande traditore non mancherà di... Non vi muovete! Tutti contro il muro! Spingeteli da quella parte! Tu chi sei? Mi chiamo Marcello, sono il loro vescovo. Allora dichiaro te e la tua gente nemici di Roma e traditori dell'impero. Né nemici né traditori, centurione. Ma se il tuo dovere è di arrestarci, siamo pronti a seguirti. Quanto a te, ho l'ordine di lasciarti libero con la fanciulla che ti sta a cuore. È lui che ci ha traditi. Ci ha ingannati. È stato lui a portarli qui. Non è vero! Ascolta, Silvia. Io ho solo chiesto a Cesare la tua vita. Ed egli me l'ha concessa. Cesare può disporre della mia vita, ma non della mia volontà. Che fai, Silvia? Aspetta. Addio. Avanti, camminate! Muovetevi! Via! Su, presto! Ave, ave. Il cuoco ha fatto bruciare l'abbacchio. È una grave mancanza. Fagli tagliare la testa, Cesare. Ecco, sì. Tagliategli la testa. Oh. Non vedo Maciste. Come mai non è ancora venuto? Eccolo. Ah, eccolo. Eccomi, divino. Che gli dei ti siano propizi. Sono lieto di vederti in buona salute. Volevo sapere se è vero quanto ha riferito il centurione circa l'impresa delle catacombe. Tutto vero, Cesare. Ah, mi dispiace. Io avevo tenuto fede ai patti. Beh, vorrà dire che ti farò scegliere un'altra fanciulla tra le mie cortigiane, va bene? Ti ringrazio, Cesare, ma permettimi di non approfittare della tua benevolenza. Sei rimasto deluso, vero? Ora no, ma ti confesso che mi ero invaghito davvero di quella cristiana. E che cos'è che ti ha fatto cambiare idea?
Quello che ho visto e udito per tutti gli dei. Essi adorano un dio assurdo, praticano strani riti. Credono che il mondo apparterrà ad essi in un'altra vita. Pensate che quella ragazza voleva convincere proprio me che quando si riceve uno schiaffo bisogna porgere l'altra guancia. Che Giove non me la faccia più vedere. La vedrai, invece. È molto presto. Non credo, Siface. Io volo tra le braccia della bella Olimpia. Se Cesare me ne concede il permesso. Permesso accordato. La vedrai al circo, la tua Cristiana, quando sarà data in pasto alle belve completamente nuda. Non mancherò allo spettacolo. Svegliatevi. Presto. Marco, su, su. Tenetevi pronti. Sia lodato il Dio. Ero sicura che non ci avresti abbandonato. Tua madre ti deve aver nutrito di peperoncini rossi quando eri in fascia. Sestilio non è con noi. Lo hanno portato via assieme al vescovo Marcello e tanti altri al carcere di Porta Capena. Non temete, libereremo anche loro. Poi un amico fidato ci condurrà con la sua nave in Iberia dal proconsole Marco, che è amico dei cristiani. Intanto vi nasconderò nelle grotte di Mitra. Lo sapevo che potevo fidarmi di te. Smettila. Presto, seguitemi. Bella serata. A che punto sono i lavori per la costruzione di quei magazzini da grano ad Ostia? Saranno finiti per le prossime idi, Divino. Salute alla bellezza. Salute, Cesare. La bellezza si inchina alla gloria. Hai sentito? Ecco, una donna oltre che bella, sincera, accetta quest'ala di pollo, mia cara, in segno della mia riconoscenza. Salute a te, Cesare. Avrei bisogno di parlarti da solo, è una cosa grave. Ah, le conosco le tue cose gravi. A chi dobbiamo tagliare la testa stasera? Questa notte sei più bella del solito, Olimpia. Cesare, è mio dovere salvaguardare l'impero e la tua persona. La mia persona? Non è forse essa tutt'uno con Roma? E chi minaccia Roma? I cristiani, lo sai benissimo. Coi loro riti superstiziosi, la loro disobbedienza alle leggi, il loro tramare nell'ombra. E falli catturare, falli distruggere invece di stare qui a fare delle chiacchiere. E che importa che io li catturi, se Maciste li aiuta a fuggire per salvare quella fanciulla di cui egli è innamorato. Noi sappiamo come l'amore per la donna sia a volte così forte da far tacere il senso della lealtà e della fedeltà, ma il tradimento rimane. È stato lui a far fuggire i prigionieri dal carcere. L'accusa è grave! Ci vogliono delle prove, lo sai? Esiste un altro uomo tanto forte da svegliare i ferri della finestra dalla quale i cristiani sono fuggiti? Il sistema stesso dell'evasione lo accusa. Sì, forse hai ragione. Sono lieto che la mia fedeltà sia da te riconosciuta, Cesare. Mi ordini di arrestarlo? Sì, purché non sia fuggito anche lui. Non dubitare, lo troverò.
dovessi mettere sotto sopra l'impero. Permetti, Cesare? Perché mettere sotto sopra l'impero quando troverai Maciste nella mia villa? A quest'ora deve essersi senz'altro rivestito. Ah. Sì, è venuto da me ieri sera al tramonto e non si è più allontanato. L'ho lasciato un'ora fa che sguazzava nel mio bagno. Se Maciste era a casa di Olimpia, non può essere stato lui a liberare i cristiani. È vero quanto affermi? Ma naturalmente, perché dovrei mentire? Ma certo, perché dovrebbe mentire? Ecco, sì, facevo un altro fiero colpo per te. E io sono lieto perché ho la certezza che Maciste mi è altrettanto fedele di voi tutti. Fa freddo, eh? Vogliamo andare? Vogliamo andare? Sono venuto a ringraziarti. Oh. Sono felice, qualunque sia il motivo che ti ha fatto venire qui. Mi hai salvato la vita. Come potrò sdebitarmi? La tua nobiltà di sentimenti, la tua bellezza, meritano l'amore sincero che io non posso darti. Perché... Perché l'hai dato a un'altra. Sì. È la fanciulla cristiana che aiutasti a fuggire? Sì. Ti siano propizi gli auguri, ma sta attento. Fai in maniera ad aver sempre un alibi. Questa volta è andata bene, ma abbiamo rischiato grosso tutti e due. Tu perché ami la fanciulla cristiana e io perché amo te. Un alibi? Sì, è vero. Su, sveglia. Alla vostra, piccioncini. Alla tua, Cesare. Quando ci farai assistere a un buon spettacolo? Chi ha parlato? Io. Brutto Sebastio. Brutto Sebastio, ti voglio bene. Tuo padre ha domato una rivolta in Iberia. Per Vulcano, Brutto Sebastio ha ragione. Presto, amici, avrete uno spettacolo coi fiocchi. Ehi, sì, facile. Sì, divino. Abbiamo cristiani da offrire in pasto a quei poveri leoncini affamati? Una ventina, Cesare, a Porta Capena. E voi, fra un paio di giorni, tutti al circo.
chiamare il capoposto, presto! E per tutti gli dei non vorrei trovarmi nei suoi panni, eh? Sei tu il capo della guardia al carcere? E tu chi sei? Fatti vedere. Un centurione. Se non eseguirai gli ordini di Cesare non riuscirai a vedere l'alba di domani. Quali ordini? Egli e la sua corte stanno aspettando i cristiani al suo circo. Al circo a quest'ora? Ma io non ho ricevuto nessun ordine. L'imperatore ha dato una festa e il bombino di Falerno gli ha suggerito l'idea di uno spettacolo notturno. Ma come, non è venuto qui Coso, il centurione Rufo, ad avvertirti? No, per tutti gli dei, lo giuro. Non ti salverai con i giuramenti. Carica subito tutti i cristiani su un carro trainato da buoni cavalli. Sì, va bene. E scortalo tu stesso con i tuoi uomini fino al circo. Adesso va, corri, io ti aspetto qui. Va bene, centurione, va bene. Ehi tu, porta qui quel carro. Ci siamo. Ma tu ci sei? Ma sì, sono qui. Sta pronto, mi raccomando, eh? Non ti preoccupare, tu piuttosto accertati che ci siano tutti. Va, va adesso. Oh. Ci sono tutti? Vada, capoposto, che Cesare li vuole tutti fino all'ultimo. Ci sono tutti, centurione. Bene. Beh, veramente ce ne sarebbe un altro, ma è vecchio, è malato. E cosa, il cuore di una femminuccia? Sei un soldato romano, no? Corri, sbrigati, vanno a prendere. Va bene, centurione. E non dimenticare che l'imperatore sta aspettando. Va bene, centurione. Voi venite con me. Ci sono tutti, centurione. Perdonami, Siface. Perdonami, ma è accaduta una cosa gravissima. Tutti i cristiani prigionieri al carcere di Porta Capena sono fuggiti. Che dici, idiota? Da quel carcere non si fugge. Un centurione si è presentato dal capoposto intimandogli di portare subito tutti i cristiani al circo. Poi ha abbattuto 5 guardie, fra cui il decurione, ed è fuggito portandosi via i prigionieri. Un uomo che ne abbatte 5 è inaudito. Il decurione è qui, vuoi interrogarlo? Parla piano, che non ti ho da Cesare. E invece Cesare ha sentito. Allora, per colpa delle vostre idiozie, non c'è più carcere che riesca a trattenere prigionieri e traditori. Ti giuro per Giove che scoverò l'uomo che li ha fatti fuggire e gli farò tagliare la testa. E farai bene, altrimenti sarà la tua ad essere tagliata. È lui? No. È lui? No. Portatelo via. Andatevene via, non voglio vedere nessuno. Perché tanta stupida crudeltà? Di che ti immischi? Un soldato lo si uccide, non lo si picchia come un ladro di polli. Me ne appello a Cesare. È giusto, è giusto. Non è decoroso per me che un mio legionario venga percosso. Ma ci stai a ragione. Però ha tradito e bisogna che paghi. Egli non ha tradito, divino. Ammira il suo coraggio. Poteva fingere di riconoscere nel primo dei centurioni l'uomo che cercate e risparmiarsi i colpi di Siface.
così bravo a infierire contro un uomo che non si difende. Il vero traditore è colui che ha portato al decurione il finto ordine di Cesare. È lui che bisogna punire. Per la seconda volta hai ragione, però come fare a trovarlo, eh? Te lo troverò io e te lo porterò. Bene, benissimo. Poiché i miei pretoriani non sono capaci di nulla, ci penserà Maciste. E tu avrai fatto un'altra brutta figura, Siface. Andiamo. E Cesare aspetterà un bel pezzo prima che gli porti l'uomo che ha fatto fuggire i cristiani. E tu perché gliel'hai promesso? Perché questa bravata è inutile? No, non è inutile. Ora, dopo l'impegno preso, perfino Siface non dovrebbe più avere alcun sospetto sul mio conto. Ma basta con questi discorsi. Non credi che abbiamo argomenti più importanti? Vieni, vieni, che qui non nascono i funghi. Ho parlato a tuo padre e agli altri del mio progetto di imbarcarci tutti per Liberia. E che cosa hanno deciso? Che c'è? Che cos'hai? Si rifiutano di lasciare Roma se Marcello non li accompagna. E Marcello? È imprigionato nei sotterranei del circo. Tutti dicono che sia impossibile fuggirne. E tu che cosa hai deciso? Voglio provare se è vero. E mezza misura di salsa da picio al momento giusto. Tre quarti di misura? Assolutamente no, divino. Mezza tazza per l'arrosto e subito dopo si versa il vino d'Albano. Ma non sarà troppo piccante? No, per Giove, per l'onor mio, no. Beh, forse hai ragione. E per il piatto importante? Nel maialetto di latte nuotante in un brodo di carne, osso e midollo ci sarà l'oca. Dentro questa il fagiano, nel fagiano il tordo lardellato e nel tordo il fungo ovulo incrostato con formaggio e tritoli di lingua di pavone. Oh, stupendo, stupendo, Gesilao, stupendo. Dopo il banchetto vedrò se sei sempre degno del tuo posto di primo cuoco dell'imperatore. Grazie. Ora vai, su. Vai. Grazie, vai. Divino. Sono giunti i gladiatori che si ammutinarono a Sparta il mese scorso. Quale pena hai decretato per loro? Ma possibile che debba sempre pensare io a tutto? Falli morire nell'arena nei prossimi ludi. Che altro c'è? Maciste non è ancora riuscito a trovare il traditore che cerchiamo. Dagli tempo, no? Per gli dèi, Cesare. Non potrà mai trovarlo. Io sono convinto che è il falso centurione, colui che ha fatto fuggire i prigionieri. Maciste non lo potrà mai trovare perché è egli stesso. Sì, pace bada a ciò che dici. Io amo Maciste. Ma al tempo stesso mi danno noia la sua popolarità, il suo ascendente, la sua sicurezza, quel suo non sbagliare mai. E ti giuro per Marte Quirino che se potrai provare quanto affermi, le ore di Maciste saranno contate. Se però ti sbagli, se la gelosia ti acceca come credo, sarai tu a pagare. Accetto il rischio. Dei cristiani fatti prigionieri ce n'è rimasto tra le mani soltanto uno, un certo Marcello, uno dei capi che si chiamano vescovo. Ebbene? Ho fatto spargere la voce che questo Marcello andrà al supplizio dopodomani. Allora hai fatto preparare una trappola. Una doppia trappola, divino. Thank you.
Tenete i cavalli là dietro e voi di là. Hai preparato un bagno caldo per Macista? Sì, padrona, ma sei certa che egli verrà? Forse. E forse no. Comunque non prima dell'alba, quando avrà compiuto quanto si è prefisso. Stai rischiando troppo, padrona. Lo so, ma lo amo ogni giorno di più. Va ora, va. Macista di Sparta! Ma come siete finiti? Che fortuna ritrovarti. Non hai saputo nulla di noi? No. C'è stata una ribellione alla scuola dei gladiatori di Sparta e abbiamo ucciso un centurione romano. Era una carogna, se lo meritava. Sì, d'accordo, certo. Ci hanno condannati a morte. Tutti. Ve la caverete. Su, datemi una mano. Non ce la faremo, Macista. Il contrappeso è un macigno enorme. Coraggio, sta cedendo. Grazie, Macista. Ci hai salvato da morte, certo. Ma tu che fai qui? Sono venuto per aiutare un amico. Se hai bisogno di aiuto, puoi contare su di noi. Sicuro? Sì, certo. Credo di sì. Cerco un cristiano, un vecchio di nome Marcello. Ne sapete qualcosa? Quei lamenti. Deve essere quello che stavano torturando. È vero. Abbiamo sentito delle voci laggiù, nella stanza delle torture. Sì, deve essere lui. Voi restate qui per ora e non lasciate passare nessuno. Se vi chiamo, state pronti a intervenire. Poi vi porterò io fuori di qui. Va bene. Voi due, mettetevi di guardia all'ingresso del corridoio. E voi, nascondete quelle sentinelle. Sono qui per liberarti. Addosso! Prendetelo! Thank you.
Fasciste! Dove volete portarmi? Non temere, ti portiamo dai tuoi amici. Ma io ti conosco. Tu sei Macista il gladiatore. Silvia mi ha parlato di te. Ti sei fatto cristiano? No, ma sono vostro amico. Vieni ora, dobbiamo uscire di qui. Seguitemi, presto. Porterete quest'uomo alle grotte dei seguaci di Mitra. Tu, Marcello, sai dove si trovano. Lì si sono rifugiati altri miei amici. Ci vedremo presto. Salve, Olimpia. Grazie per il tuo aiuto. Mi hai atteso senza cedere al sonno. Ancora grazie. Ma non ti chiederò altro. Non mi serviranno più degli alibi, poiché ho già deciso di... Olimpia. Che è successo? Finita. Perché l'hai uccisa, vigliacco? Era la tua complice e ti amava. Era una dolce creatura che mi aiutava a salvare tanti innocenti. Innocenti? Adesso passi ogni misura. Fino a tal punto ti sei legato con quegli assassini. Non sono assassini e tu lo sai. Non uccidono, non somigliano. Adorano un solo Dio che insegna loro ad amare e a perdonare. Lo sentite? Ecco ciò che volevo sentirgli dire a un cristiano. Prendetelo! Forse farmi morire con questa orribile pozione, cane di un dottore. Il suo gusto non è gradevole, ma ti farà passare il dolore. Hai mangiato qualcosa che ti ha fatto male? Lo so, forse io. Tocca a te sorvegliare il cibo. L'assaggiatore non ha riportato alcun danno. Forse hai preso freddo, divino, perché come al solito avrai mangiato pochissimo. È nota la tua parsimonia. Infatti. Mi hai fatto chiamare, Cesare? Certo che ti ho fatto chiamare, ma cos'hai da dirmi tu? Credi forse che ti abbia fatto venire qui perché non potevo dormire a causa dei miei dolori? Sono i miei generali che si adagiano nell'ozio invece di sterminare pochi ribelli. Ecco perché non posso dormire.
La fuga dei gladiatori non deve preoccuparti. Pochi uomini guidati da un pazzo. E allora cosa aspetti a catturarli tutti? Il pazzo e tutti gli altri pazzi come lui? È quello che faremo. Ho già fatto bloccare tutte le strade e i miei pretoriani frugano la campagna palmo a palmo. Non potranno sfuggirci. Bada, Sifaci. Ti do ancora 2 giorni per catturare Maciste e i suoi gladiatori. Se entro questo tempo non riuscirai a prenderli, ti riterrò personalmente responsabile di tutto. Vai! Non possiamo restare qui, bisogna andarsene. È un rischio che dobbiamo correre. Siete pronti a seguirmi? Certamente, Maciste. Tutti noi ti dobbiamo la vita e il minimo che possiamo fare è di rischiarla con te. E la rischieremo a ragion veduta. Attraverseremo la campagna fino ad Ostia, dove un amico è pronto con la sua nave a condurci in Iberia. Lì c'è il proconsole Marco e staremo al sicuro. Fino a quando la furia dell'odio che ci perseguita non sarà passata. Io e i miei uomini vi faremo da scorta e vi accompagneremo in Iberia. Maciste! Maciste! I pretoriani! La campagna tutto intorno ne è piena. Volevo fare qualcosa, magari affrontarli tutti da solo, come fai tu. Ho chiesto a Dio l'ispirazione. E l'hai avuta? Sì, di scappare. E sono venuto ad avvertirti. Bravo, Dalmaso. Continua a tenerli d'occhio. Va bene, vieni. Siamo sicuri qui? Sì, non credo che verranno a cercarci in fondo a queste grotte. Rinvieremo la partenza fino a quando i pretoriani non avranno allentato la sorveglianza. Intanto io starò attenta ai bambini. Sì. Sono dei fanatici cristiani. Ecco perché i pretoriani non ci molleranno mai. E noi perché dovremmo dividere la sorte di questi pazzi? Prendiamo le loro provviste. Andiamocene sulle montagne. Ci daremo al brigantaggio. E parola di Effialte, in poco tempo diventeremo ricchi. Effialte! Maledetto ladrone, taci! E perché? Se fossimo stati più furbi, questi cristiani li avremmo già denunciati. I pretoriani si sarebbero calmati e non avrebbero più pensato a noi. Tu sta zitto, Effialte. Tu sei l'unico che ci guadagni qualcosa, Maciste. La bella Silvia non tocca certo a noi. Che Effialte fosse uno sporco individuo non mi meraviglia. S'era unito al nostro gruppo nelle carceri di Roma. Ma voi, starla ad ascoltare così, senza reagire, senza... Basta, amico. Ci stai facendo torto. Stavamo a sentirlo per divertirci. Sapevamo come andava a finire. Non è successo niente, anzi la nostra amicizia ne è uscita più salda. Su, andiamo. È proprio come Sifaci ti ha detto, Cesare. Se mi concedi salva la vita, io metterò nelle tue mani Maciste, i gladiatori e tutti i loro amici cristiani. Sai quello che devi fare? Certamente, mio divino. Domani avrai ai tuoi piedi i corpi di quei traditori. Maciste no. Quello lo voglio vivo. Voglio vederlo morire. E nell'arena lo vedrò bene. Ho in mente per lui una fine meravigliosa. Quando saremo al sicuro ci prenderemo una bella casetta e io tornerò a coltivare i campi come facevo prima che diventassi gladiatore. Naturalmente prima ci saremo sposati, perché questa volta ostacoli non ce ne dovranno essere. E non ce ne saranno. Che succede? Effialte è fuggito, non lo troviamo più. Prepariamoci a partire questa notte stessa. Andiamo. Sono arrivato fino alla via Consolare. La campagna qui intorno è tutta libera. Ho avvistato soltanto una pattuglia a cavallo sulla Laurentina. Bene, ci muoveremo appena sarà notte, senza torce. Il primo gruppo costeggerà la Laurentina, il secondo il Tevere. Tu, Tirteo, dividerai i tuoi uomini in 2 gruppi e ci farai da scorte. Tu, Marcello, partirai col primo gruppo, con le donne. Con l'ultimo. Un pastore deve seguire il suo gregge, non precederlo.
Come vuoi, ma affrettiamoci. Dobbiamo raggiungere la nave prima dell'alba. Ti ringrazio, Maciste. Tu hai voluto porre la tua forza e il tuo nobile animo al servizio di noi poveri perseguitati. E qualunque sia la tua fede, Dio te ne renderà merito. Questa potrebbe essere l'ultima volta che ci troviamo uniti. A nome di tutti, Marcello, ti prego di volerci dare la tua benedizione. Vai a chiamare gli altri. Iddio ti ha dato un uomo eccezionale. Sappi amarlo e onorarlo. Così farò, madre, finché avrò vita. Allora, d'accordo. Preparatevi. Sì. Maciste, Maciste, io verrò col tuo gruppo. Potremmo fare dei brutti incontri e io ti difenderò. Sai, Maciste, sono sincero. Non ho timore di battermi, ma la morte mi fa paura. Proprio una gran paura. Paura del buio, non so. Non sei il solo, anch'io ho paura. Beh, allora sto meglio. Così si raccolga la tua chiesa, dai confini della terra nel tuo regno, perché tua è la gloria e la potenza, per Gesù Cristo nei secoli. Amen. Ora andate a prendere le vostre cose, è giunto il momento.
Seguitemi. E Dalmaso dov'è? Fai attenzione, Tadaria. Piano. Attento.
Di qua sbucherete in aperta campagna. Dove ci rivedremo? Cercheremo di raggiungere la casa di mio fratello Livio, in Sabina. Aspettatemi là. Silvia, vi raggiungerò. Presto. Presto. Avanti. Presto, fate presto. Il fratello vuole vivo. Maciste di Sparta, ex gladiatore di Roma, sei stato condannato a morte. Per volere dell'imperatore la sentenza verrà eseguita domani nel circo alla presenza del popolo e della corte. Ebbene, non parli. Stai per morire, lo sai? Perché non mi saluti? Lurido traditore, saluta Cesare. E se manca il saluto augurale dei morituri, porta sfortuna. Specialmente ai morituri. Avanti, carogna, grida il tuo saluto a Cesare. Che Dio abbia pietà di te. Pietà di me? Dell'imperatore di Roma? Un Dio avere pietà di me? Ma è matto, è impazzito. Almeno avessi precisato quale Dio. Oh. Cristiano, girerai fino a quando attaccate ai cavalli resteranno le tue mani. Dio mio, aiutami. Nessuno si è mai rivolto invano a te. Ti prego, centuplica le mie forze. Avanti! Cominciate!
Evidentemente questo dio dei cristiani funziona. Bisognerebbe saperne di più. Ho fame. Concesso la grazia. Venite.